faccio solo una parentesi, io ritengo, cercherò di lavorare anche in questa direzione se riesco a individuare un raggruppamento imprenditoriale interessato, credo che noi dobbiamo pensare a realizzare nella zona industriale di Salerno una centrale elettrica. Io credo, ne approfitto, che dovremo lavorare, cercherò di impegnarmi in questa direzione per avere la realizzazione nella zona industriale di una centrale elettrica, il che significa garantire l'elettricità per la nostra città, per il territorio vicino, significa far pagare un terzo in meno l'energia elettrica alle imprese insediate nel comune di Salerno e significa probabilmente anche farci dare gratis la corrente per quello che serve ad opere pubbliche o a edifici pubblici. Quindi la cosa è interessante, bisogna pensarci e vorrei cercare di lavorare anche in questa direzione. Chiudiamo parentesi. Se uno mi chiede in astratto, tu la vuoi la centrale? Io dico di no. Se uno poi mi dice, ma guarda che abbiamo in Italia un problema energetico perché ormai importiamo la metà dell'energia che consumiamo e rischiamo di dover rinunciare perfino all'acqua calda fra poco perché davvero non abbiamo più i soldi per comprare energia, beh, io comincio a pormi qualche problema e comincio a ragionare su come tutelare la vivibilità delle nostre comunità e come trovare forme di controllo serie e adeguate. Credo che dobbiamo ragionare così. Allora ci sono domande da porre rispetto alle quali pretendere risposte. Perché la localizzazione è lì? Io credo che sia una domanda giusta. Il cittadino vuole capire, voglio capire io per primo, perché lì c'è un'altra localizzazione possibile? Perché non è possibile farla evitando di fare questo gasdotto? Io credo che sia una domanda giusta e pertinente alla quale dobbiamo avere una risposta convincente. Chi se ne frega a centrale, se non si deve fare non si fa e se non ci saranno risposte persuasive e convincenti, soprattutto in termini di tutela della vivibilità dell'ambiente, io credo che non si debba fare, non abbiamo nessun obbligo, nessuno ci corre appresso. Va chiarito invece che noi faremo ancora la nostra battaglia per impedire la realizzazione della centrale termoelettrica. Sapevamo che il Consiglio di Stato avrebbe dato ragione, ma non è assolutamente concluso tutto l'iter. Per quello che ci riguarda, continueremo a insistere perché ci sia una delocalizzazione di questa centrale e invierò oggi un'altra lettera al Ministro Bersani perché tenga conto che sono partite le procedure del termovalorizzatore. Il fatto che siamo partiti con il termovalorizzatore è un elemento che rafforza la nostra richiesta di delocalizzare invece la centrale termoelettrica.